Demmovaedi a dirigere le operazioni al centro della gabbia. Matteo Martignoni, Damon Donald. 2-0 per gli italiani fino a questo momento. Matteo Martignoni prova a regalarci la terza vittoria in altrettanti match. Prende subito il centro della gabbia. A vuoto Donald. Tanto movimento subito fino alle prime battute. Si vede che c'è voglia ovviamente di stupire, di regalare grandi performance nei primi match da professionisti, specie visto quello che hanno già dimostrato. Leg kick a segno bene di Martignoni, che poi è elusivo, perde l'equilibrio sul tentativo di head kick. Donald, qui lo scambio, serie di jab messi da Donald che però non vanno a segno. Ancora ottima gestione della distanza di Martignoni fino a questo momento. Rapido cambio di guardia di Donald, che però non ha messo in difficoltà Matteo Martignoni, che qui va a segno con un buon destro. Ha provato a clinciare Donald, ma se ne è subito pentito. Prova l'1-2 qui, Donald va a segno col destro e poi indica Matteo Martignoni, come a dire so che l'hai sentito. Per adesso continua poi il destro qui di Martignoni, con quasi un blitz, prova a chiudere la distanza adesso Donald e a schiacciare Martignoni contro la gabbia. Buon leg kick a segno da parte di Matteo. Ancora prova ad accelerare adesso Donald, che continua a cambiare guardia, la cambia anche adesso per un attimo Martignoni, che prova un gancio destro, si torna al centro della gabbia. Buone le finte da parte di entrambi, buona la guardia alta di Martignoni, che ha impedito a Donald di andare a segno con un high kick. Intanto ottimo il calf kick, fa perdere l'equilibrio per un attimo a Donald da parte di Martignoni. Martignoni molto bravo qui a tenere la difesa alta, perché Donald aveva trovato il varco per tentare la fly knee. Deve fare attenzione Matteo a non farsi schiacciare contro la gabbia. Donald poi provoca anche e continua a cercare di pressare, risponde qui Martignoni. Di nuovo a segno con un ottimo destro Matteo Martignoni, che sta annullando il vantaggio nell'allungo del fighter scozzese. Ora cambio guardia adesso per Matteo, guardia southpaw per un attimo. In precedenza ha subito provato a testare quella guardia con un head kick Donald, per adesso no, torna poi in guardia ortodossa il più giovane dei fratelli Martignoni. Prova il cambio guardia qui, bravo a deludere, a schivare il nostro connazionale, che cerca la terza vittoria per il tricolore italiano in questa card. Va giù intanto Donald, poi il destro probabilmente ha perso l'equilibrio lì Donald, più che un vero e proprio knockdown, almeno così è sembrato in prima battuta. Serie di finte da parte di Donald, che va nuovamente a vuoto. Continuano a girare nella gabbia, di nuovo cerca l'head kick Donald. Qui per un attimo pensa allo spinning back fist, ma molto rapido Matteo a togliersi dalla traiettoria. Qui cerca di andare a segno con un blitz, con una gomitata, ma è molto rapido Matteo a non lasciare Anola. Qui va a vuoto però con un over molto rapido Matteo a non lasciare lo spazio per andare a segno al fighter scozzese, che qui cerca la scarica ma ancora nulla. Sembra frustrato Donald in parte, non riuscire ad andare a segno nonostante il grande numero di colpi tirati fino a questo momento. Cerca una fly knee Matteo Martignoni, che però va solo parzialmente a segno, e ancora continua la pressione di Donald con Martignoni, che accetta questa pressione e poi cerca di eludere lateralmente. Ancora un po' di showboating, come si dice in gergo, per Donald, che poi prova l'1-2. Adesso lo scambio al corpo Donald, al volto Martignoni. Ancora stavolta è Martignoni che cerca di clinciare. Ultimi 15 secondi, va vuoto con una gomitata
Martignoni è stato molto rapido, Donald a togliersi dalla traiettoria, di nuovo cerca lead kick, scambio selvaggio per i due, va a segno Martignoni con un sinistro a vuoto qui Donald, e si chiude il primo round, un primo round dove di certo non è mancata l'azione. Poca precisione per entrambi questo primo round, vediamo Martignoni leggermente segnato in volto, sono colpi andati a segno per lo più di striscio quelli da parte di Donald. Anche Martignoni comunque non è riuscito ad andare a segno pulito con i colpi in questo primo round. Qui vediamo quello che prima era sembrato un takedown, ma andandolo a rivedere è stato uno scivolamento. Qui vediamo Donald che sbeffeggia per un momento il nostro Matteo Martignoni, che comunque non perde la concentrazione, è rimasto con la testa nel match. Grande prova dal punto di vista mentale per un fighter giovane come Matteo in questo primo round. Sicuramente entrambi gli angoli hanno avuto il loro bel da fare, visto un primo round di grande azione, poca precisione, grande esaltazione da parte di entrambi. Di nuovo tocco dei guanti, sempre sempre grande rispetto, cerca subito di andare a segno con il diretto destro Martignoni, ma va a vuoto, molto molto rapido Donald. Qui col jab lavora bene Donald, qui prova il blitz, adesso cerca per un attimo forse di portare l'azione a terra, la fly knee tentata da Donald, schiva Martignoni lungo la gabbia. Questa schivata di fly knee è considerabile a tutti gli effetti un highlight di questo match, perché si è proprio tolto da ninja da questo tentativo di fly knee da parte di Donald Matteo Martignoni. Donald che fra l'altro è già la seconda volta che ha questo pensiero di fly knee o questo tentativo di fly knee, quindi deve fare attenzione ovviamente Matteo. Intanto pesante le kick da parte dello scozzese, prova a rispondere Martignoni, cerca di accelerare Donald, però lo respinge indietro almeno per un attimo il nostro connazionale. Tante finte da parte di Donald, tanto movimento qui il sinistro, lo scambio ancora, il sinistro di Martignoni che fa perdere l'equilibrio a Donald, quel gancio sinistro. Molto bravo Matteo, è andato a segno con tre counter, questo è il quarto nel tentativo di attacco di Donald. Donald che probabilmente sta lasciando troppo spazio a Martignoni per colpire quando prova ad andare a segno. Qua il sinistro però di Donald, intanto vediamo che Martignoni non si toglie dalla situazione di spalle alla gabbia, accetta questa pressione di Donald. Qui il destro al termine della combinazione. Ancora a cercare con il sinistro, qui ancora all'1-2 risponde Martignoni. Donald continua con le sue provocazioni, il middle kick. Tante finte, tanto movimento da parte di Donald, qui a vuoto Martignoni, a vuoto anche Donald. Ovviamente il margine d'errore è molto ridotto e limitato. Guardia southpaw adesso per Martignoni, ma solo per un attimo. E allora poi torna in guardia ortodossa invece Donald con questo leg kick che lo raddoppia. Calci pesanti ovviamente che possono andare a fiaccare la mobilità, specie se trovano un impatto pulito. Qui avete sentito l'angolo di Donald chiamare i colpi al corpo, ma è molto bravo Martignoni qui ad andare a segno e a farsi largo, andare a segno con un buon destro, e lui adesso che suona la carica lascia un attimo scoperto l'addome, cerca Donald di andare a segno con la ginocchiata seguendo i consigli dell'angolo. Contesa ritornata al centro della gabbia per un attimo, ancora lavora col jab Donald, poi prova l'1-2 anche con il sinistro a rimorchio. Il destro però di risposta, di rimessa di Martignoni, raddoppiato, stavolta parato. Ogni volta che prova ad accelerare Donald, Matteo Martignoni riesce a rispondere o quantomeno a mettere paura con questi colpi di rimessa. Adesso prova ancora con la sua pressione continua Donald, il sinistro, risponde Martignoni. Ancora l'1-2 di Martignoni,
che rimane sempre on the back foot, come si dice in inglese. Qui lo scambio di ganci sinistri, è ferito Donald, intanto non si capisce per il momento, forse nella zona del naso. Prova la combinazione qui Martignoni, evita bene però Donald. Adesso sicuramente anche la fatica comincia a farsi sentire per entrambi, rimane però la concentrazione. Prova il jab, continua lo scozzese, a vuoto qui Martignoni che va fuori equilibrio, e a vuoto anche Donald. Donald che sta seguendo proprio su Martignoni. Donald prova a chiudere la pratica. Il knockdown di Donald, un ottimo guizzo, e poi però con il ground and pound, la ginocchiata, la gomitata a rimorchio. Mancano 20 secondi. Matteo deve provare a resistere ancora. Prova a non lasciargli spazio e scampo. Donald però molto bravo qui Martignoni, battere la posizione, ma ottimo takedown, ottima proiezione d'anca da parte dello scozzese. Momento di difficoltà per Martignoni, che cerca di tenere duro e di resistere fino al suono della campanella che arriva esattamente in questo momento. Si salva Matteo Martignoni dopo un momento difficile al termine del secondo round. Torna all'angolo per provare a recuperare le energie e a recuperare le forze, anche la lucidità. Andiamo a rivederlo qui, pressione costante di Donald, e qui un destro pulitissimo nella zona della tempia dopo un sinistro al corpo, una buonissima combinazione. Molto tenace qui Matteo nel resistere, nel riuscire a limitare i danni, perché ha dato tutto quello che aveva Damon Donald per provare a chiudere la contesa, ma il nostro connazionale è riuscito a tenere duro e a portare il match al terzo round. Vi ricordiamo intanto che questo sarà il penultimo match della nostra card degli early prelims, il primo slot della card preliminare ovviamente. Terzo italiano impegnato in questa card per adesso, è arrivato lo stop, finisce qui il match e c'è la vittoria di Damon Donald per TKO. Forse la scelta anche di non continuare per via di un infortunio. Adesso andremo a vedere come si è sviluppato effettivamente il finale di questo match. Questa è la sequenza finale, ovviamente con il knockdown e poi il tentativo di clinciare di Matteo Martignoni. Qui vediamo intanto il sinistro al corpo e il destro alla testa. Qui vediamo andare giù Matteo Martignoni, sofferente, si è ripreso istantaneamente ed è riuscito ad evitare la scarica da parte di Donald. Probabilmente qui vediamo Michele fare un segno, non riusciamo bene a capire che cosa sia successo, ma andiamo ad ascoltare le parole di Yul Chaplin per capire di preciso come è finito il match. Ladies and gentlemen, your referee, Mr. Daniel Motherhead, he calls a stop to this contest after 5 minutes of round number two, declaring your winner due to an opponent retiring on a stool in the red corner, Damon Jamba Donald! Ritiro per Matteo Martignoni, arriva quindi la sconfitta al termine del secondo round. Decisione dell'angolo, decisione di non continuare